Buongiorno cari miei amici, mi sono svegliata, ho fatto bella colazione e ora voglio fare qualcosa, ce l'ho voglia di fare. Oggi voglio fare dolce di questi qua, di questi ciriegi. Perché già comincia nuova stagione di ciriegi, io ce l'ho ancora in congelatore, ce l'ho tanti ciriegi congelati. Sciacquiamo un po' così, bella doccia. E guardate qui quanti belli ciriegi. Ho tirato anche dal congelatore questo qua burro. In congelatore ha avuto di Livigno. L'anno scorso sono stata a Livigno. Io ho preso questo burro straordinario che là c'è grande latteria. Che sono abbiamo andati a visitare, c'è il latte, non si può paragonare come latte buono e questo qua burro. Qui c'è mezzo chilo qui, una confezione, ecco c'è scritto, sì, mezzo chilo. E non mi dispiace anche usare per dolce perché mi piacerebbe usare con diciamo pane e salmone, ma non ce l'ho altro burro, devo fare con questo, che devo fare? Ora qui ce l'ho quattro farine più adatte e ora penso quale devo adoperare. Mi piacerebbe adoperare questa qua, farina di avena integrale, questa qua che è avena, mi piace. Poi ci do questa farina normale, integrale, anche questa, sì, biologica anche questa. Peggio di tutto è questa qua, questa proprio fa malissimo. Bio, ma non va bene perché è troppo bianca, tipo 00, questo do proprio 2 cucchiai, ce l'ho a casa per dare 2 cucchiai. Ma questa qua mi sta per scadere perché qui c'è scadenza. Questa da Svizzera, mio figlio ha portato dalla Svizzera, da Migros. E mi sta per scadere anche questa buona, questa integrale e biologica anche questa. Devo adoprare, allora penso adoprare un po' questa e mescolare con questa pochino. Questo non vuole aprire perché è ancora nuovo. Devo finire questa. Allora adopro questa e pochino 2-3 cucchiai do questa bianca. Basta. Se no tutto integrale sarà un po' magari troppo duro, ammorbidisco con questa qua. Vediamo come viene. Continuiamo un po' di noci. Qui ce l'ho noci, vedete qui. Noci perché mio ragazzo ce l'ha campi di noci. Coltivazione. Lui non coltiva, ma coltivano in in affitto dato. Avete capito? Campi di noci in affitto. Ecco qua. E metà quello che viene sarà nostro e metà quello che mette ce l'ha in affitto. E questi qua, guardate qui, tanti, 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 tanti ciriegi. Perché voglio, ce l'ho troppa roba in congelatore. A me non mi piace. Il congelatore mi piace quando deve respirare un pochino. Noi abbiamo tanta fortuna ad avere queste noccioline, non è noci, noccioline, e a casa io spesso faccio dolce così, con noccioline anche arricchito. E qui tutti i ciriegi, ho messo ciriegi, finalmente il mio frigorifero sarà bello, bello svuotato per estate. No frigorifero, congelatore, mettiamo qua. Qui già tutto caldo, ecco, già sona. Li mettiamo qui. Pronto. 185 vola. Bella, lasciamo 40 minuti per cuocere. Ecco qua. Poi vediamo come viene. Ecco, ritirato fuori il dolce di ciriegi, cari miei amici, e vedo che non mi è cresciuto bene bene. Non mi è cresciuto bene, pochino duro. Ma forse questo sarà che è un problema di farina integrale, perché io uso solo farina integrale e così. Questa bianca non mi interessa assolutamente. Poi vediamo come quando si assaggia. Ora vediamo come sotto. Sotto
sottovenuto molto bene, forno cuoce mio molto bene, vedete, morbido, non tanto, non... vediamo, poi vediamo quando si assaggia, vediamo. Nuovo al mare. Congiata. Ombra. Eccomi qua. Mercedes di tedeschi ci sono davanti. Tedeschi davanti ci sono. Io estate passata ho avuto tanti dolci, tanti, mamma mia, tanti ciregi da campagna, quelli grossi e quelli piccoli. E mi è venuta idea, quelli grossi congelare. Questa mia idea personale, ho fatto per la prima volta, levato da dentro quello nocciolino, come si chiama nocciolino, quello nocciola, nocciolino, quello dentro, e quelli grossi ciregi congelati tutti, confezione da un chilo, ho fatto 5, 6, 7 15 confezioni pronti per fare dolci. E ho scoperto che è molto molto comodo avere così. Anche questo anno, se avrò questi ciregi, da fanno tanta marmellata anche fatto. Mamma mia, quanta marmellata io ce l'ho a casa da spavento. Tutto inverno abbiamo mangiato. E c'è ancora, voglio fare anche video. Buono. Ecco dolce, quello che ho fatto a casa, io ho portato a Giada a assaggiare questo dolce con ciriegi e noci. Giada, tieni. Ehi. Non dare così nel mano. Mangia. Ho fatto a casa con ciriegi e noci. Difetto di questo dolce, subito difetto, poi pregi. Difetto di questo dolce che non è cresciuto abbastanza. Non è cresciuto abbastanza, ma pregio di questo dolce che... Vedete com'è? Ci sono tanti ciriegi. E si sente questa acidità che hanno ciriegi. Questa freschezza di ciregi e noci. Noci stanno bene. Noccioline. Tu mangi, Giada? Noccioline. Mangia, mangia. Tieni. Cari miei amici, vi saluto tutti, un saluto da me, da Giada, che fa risate indietro, nuovi, che vedete, se qualcuno mi vede per la prima volta, sono Anna, cittadina italiana, ma origine ucraina, proprio là dove fanno guerra, speriamo che finisce presto. Abbiamo finito e andiamo a casa ora. Sono abbastanza stanca perché sono dalle 11 e ancora non sono stata a casa. Non vedo l'ora di fare una bella doccia e un po' di riposo. Arrivederci, a presto!